Gatto Pancieri. Ciao caro. A settembre. Hai bisogno di uno che balla nel video? Ecco, tu mi hai sorpreso molto, infatti questa sera sei stato molto forte, sei camaleontico. Ecco. Grazie, poi pagherò in privata sera. E chi ha ragione non esiste, basta che dici di sì, prendere minuti, sogni. Allora, arrivederci, sei molto bravi, potete andare, grazie, grazie. Andiamo anche in teatro, sera. Complimenti, grazie. Vuoi prendere un microfono e dire qualcosa? Possiamo prendere questo senza che mi ammazzi? No, voglio dire che sono bravissimi e mi sono emozionato perché questa canzone qua non l'avevo mai sentita cantare da un altro. Ok, allora. Avete tutto? Basta, mi manca che vi dico il numero di scarpe, che sarà un 54 abbondante. No, 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 solamente 46. Solamente 46? No, cosa facciamo? Cantiamo qualcosa o vuoi cantare con me? Secondo me loro non sono d'accordo, però è meglio che canti da te. Allora, regia, noi abbiamo qualcosa? Ci sei? Un pezzo di Marco Masini? No. No, non vuoi, no. No, dopo prima. Allora, io non so che cosa canti, comunque ti lascio, visto che sei anche un bravissimo presentatore, canterà 14 o 15 canzoni, poi ci risentiamo per il prossimo ospite. Signori, Ronnie Jones! Grazie. Dedicate a tutti quelli che sono innamorate.
Generation. Grazie. Sembravi proprio Ronnie Jones, sembravi, guarda, uguale. Thank you very much. Mamma mia. Ma chi è? Il suo nome è Pino D'Angiò. Allora. Ciao Pino. Tutto a posto, ti sorrego? Oh. Allora arriva un microfono anche per te. Io di Pino D'Angiò potrei anche cantarvi un paio di canzoni. Non è il caso. Non mi fanno mai cantare. Perché no, io sono molto colpito. Nel piede. No, però davvero dico, sono molto colpito perché c'è un'atmosfera straordinaria qui questa sera. Non credo che dipenda dal fatto che voi, credo, suppongo vi conosciate tutti, ma dipende da un miracolo che si verifica quando una comunità ha una coesione particolare. Indipendentemente dalla bravura notevolissima, devo dire, dei ragazzi di Corus Line che ho avuto occasione di apprezzare, e so che la serata, perché queste serate funzionano sempre così, anche se non riescono sempre così, però hanno un funzionamento automatico che più o meno è questo qui. Gli applausi li ricevono tutti fuorché chi veramente lavora e chi veramente riesce a condurre la serata. Allora io, prima di parlarvi un attimo, se me ne darete il tempo e se avrete la cortesia di ascoltarmi, io volevo che voi dedicaste al mio via un grosso applauso ad un conduttore. No, scusate, fatemi finire. Io volevo che voi dedicaste un grosso applauso ad un conduttore che ha il senso dello spettacolo, che ha una grande finezza anche interiore, altrimenti non si riesce a mascherare un altro tipo di personalità, a qualcuno che veramente sa condurre per mano uno spettacolo dando sempre un senso di brio, di ritmo e di gradevolezza. Avete capito tutti che sto parlando di Pippo Baudo, che purtroppo non è potuto venire questa sera, ma devo dire che giustizia è chiamata benissimo. No. Signori, Daiano! Allora, perché anche oggi dicevano, adesso arriva un microfono anche per te. Possiamo fare un balletto, visto che oggi vedevo movenze sudamericane. Certo, che venire sul palcoscenico dopo aver sentito Ronnie Jones e l'amico Pino, non so, con un bicchiere d'acqua che sale in tavola dopo lo sbornia di Veuve Clicquot, difficile fare qualche cosa, eh? Un alto applauso, eh. Io sento le grandi voci stasera. E invece che vi posso dire di Daiano? Perché qualcuno diceva, ma Daiano, dici qualcosa di Daiano. Sì. Allora, Daiano ha scritto migliaia di canzoni, più di 1000 canzoni. Sì. Tra cui... Ho cominciato nel 68. Nel 68? Sì, avevo 2 anni, ero un bambino prodigio. Sapevo scrivere, non sapevo leggere, ma questa era la mia fortuna. Pensate cosa ha scritto. Allora, Sei bellissima, di Loredana Bertè. Sapevate? L'isola di Wight dei Dick Dick, Il volto della vita, Caterina Caselli. 67, avevo una... Quelli erano giorni, Gigliola Cinquetti. Quelli erano giorni, sì, vai. Dall'Idamma, Riotti, cacciano tutti e due, Gigliola Cinquetti. Poi vince quanti Sanremo? 2 Sanremo? Credo di essere l'unico ad aver vinto, ha fatto l'Unplane proprio, perché ho vinto con i giovani e con la Big, cioè la grande Zanicchi. Con la Zanicchi. Ciao cara, come stai? La cantiamo tutti se volete. Ho vinto, ma non ne sono convinto. Poi hai scritto per Fiordaliso. È la più brutta canzone che oramai ho scritto. Veramente? Sì. E poi una canzone che forse non tutti sanno, dei Nomadi, Un pugno di sabbia. No, di più di una. Ah, più di una. Ho scritto anche quella canzone che è passata più alla storia per la battuta che ne ha creato, e cioè la battuta che era uscita fuori era cosa cantano i puffi quando fanno la doccia. Cielo grande, cielo blu. Adesso se... Io ormai presentiamo ufficialmente Mara Meis. Quale fu il primo melodramma della storia umana? Quando lei si chiamava Eva, venne da te che ti chiamavi Adamo, ti ricordi? Sì. Com'era lei? Ti ricordi com'era? Era nuda con una mela in mano. Tu cosa ti sei fatto? La mela. Ma com'è rimesso? Non c'è, è qualcuno che vuole venire al mio posto, prego. Giusto? Perfetto, grazie, arrivederci. Ciao, buona serata. Auguri, buona fortuna!